In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grande festa di gioia, ecco, oggi è quella della Maria che ci riunisce attorno a sé come una grande famiglia. La Chiesa è una famiglia, ogni comunità parrocchiale cristiana è una famiglia ed è quindi sempre bello riunirsi attorno a una mamma spirituale. E Maria è la nostra mamma spirituale che ci aiuta in tutte le nostre necessità e soprattutto ci fa vedere, sempre ci indica il suo Figlio Gesù. È Lui la via, la verità e la vita. E con Lei noi siamo sicuri di non sbagliare mai strada, perché il suo compito è sempre quello di portarci a Gesù. Quindi possiamo stare tranquilli, non sbaglieremo mai strada quando siamo con Lei. Non so se siete stati a Istanbul, nella chiesa, era un monastero prima, San Salvatore in Cora, poi diventata moschea dopo la conquista dei turchi, poi diventata museo e adesso di nuovo moschea. C'è una raffigurazione di Maria, della dormizione di Maria, come dicono gli orientali. Maria è distesa e tutto attorno gli apostoli, secondo una tradizione, miracolosamente tutti gli apostoli, quelli ancora in vita, certamente San Giacomo e San Giuda non erano là, ma tutto attorno gli apostoli a riunirsi a Maria in questo grande momento del passaggio da questa terra al paradiso. E c'è San Pietro che incensa il corpo di Maria Santissima e sopra c'è Gesù che accoglie nelle sue braccia un bambino. È l'anima di Maria che è già salita al cielo, anche il corpo risorgerà, ma già l'anima di Maria è nelle braccia di Gesù, così anche della nostra vita. Noi siamo appena morti, la nostra anima, se siamo fedeli al Signore e alla Sua volontà, se siamo stati umili come è stata Maria, anche noi saremo accolti nelle braccia del Signore Gesù e portati in paradiso. Quindi una bella raffigurazione, ve lo raccomando, se andate a Istanbul o se siete già andati, di andare a vedere, sperando che sia ancora visibile, che adesso è stata trasformata in moschea, questo bellissimo mosaico di Maria addormentata nel Signore. Poi ancora, sempre in questa grande chiesa, di fianco c'è la cappella funeraria, che è dominata dall'affresco, non più mosaici, ma affresco, del Signore risorto. E subito, prima, nella grande arcata, c'è la raffigurazione del giudizio universale. Bello che c'è il Signore Gesù, che giudica, il grande giudice finale. E di fianco c'è la figura di Maria. Cosa fa Maria? Maria che intercede per le persone che in vita le sono state vicine, che l'hanno invocata, per raccomandarle al Signore Gesù, magari dire, ecco, sono andate alla festa dell'Assunta Mazzè, ecco, magari prima di addormentarsi alla sera hanno detto un'Ave Maria, ecco che sono state caritatevoli, perché il giudizio finale sarà sulla carità. Ecco, Maria che raccomanda i suoi fedeli al Signore, ecco, invochiamo proprio Maria che ci aiuti all'ultimo momento a portarci verso il Signore Gesù, quindi verso la gioia e la gloria del paradiso. Noi siamo su questa terra di passaggio, Signore è via, verità e vita, quindi invochiamo sempre la Maria, la mamma di Gesù, che ci indichi suo Figlio Gesù. Abbiamo ascoltato il Vangelo, c'è l'esaltazione dell'umiltà di Maria, della virtù più grande, quella, la mancanza di umiltà ha fatto sì che gli angeli facessero una scelta negativa e sono diventati diavoli, ha fatto sì che gli angeli che hanno fatto la scelta dell'umiltà, riconoscendo Dio grande, sono rimasti angeli e arcangeli. Noi siamo anche nell'umiltà diventati grandi,
ha guardato all'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Bello questo canto di Maria. Ricordiamo che Maria va a visita a Elisabetta. Non è soltanto una visita di una cugina ad un'altra anziana che è incinta, ma è un incontro tra due alleanze, l'antica alleanza e la nuova alleanza. Maria porta già nel suo seno il Messia, il Figlio di Dio, il Redentore. Quindi si compie tutto l'Antico Testamento e inizia il Nuovo. Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Beata sei tu, Maria, che hai creduto alla parola del Signore. Ecco, chiediamo anche al Signore che anche noi come Maria ci aiuti sempre a essere attenti alla voce del Signore che vuole parlarci, che ci indica la fede. Pensiamo a Maria, alle nozze di Cana, al primo miracolo che fa, e vedendo che mancava il vino, trasforma il vino, l'acqua, nel vino. Ed è anche Maria che continua a compiere il miracolo nella nostra vita, trasformando la nostra tiepidezza, la nostra mancanza di amore in gioia, felicità. Chiediamo proprio a Maria che ci aiuti, faccia il miracolo sempre nella nostra vita di portare la presenza di Gesù, il miracolo di Gesù, di trasformare tutta la nostra vita in gioia presso il Signore, in modo da completare la gioia anche degli altri, essendo tutti una grande famiglia riunita sotto il manto di Maria, che è nostra madre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo degni delle promesse scritte. Preghiamo. Amen. Ci disponiamo ora a ricevere la benedizione da Monsignor Arcivescovo che chiude questa gioiosa celebrazione. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Cantiamo ancora la nostra lode a Maria. Vi auguro davvero di cuore buon Ferragosto. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia, andrò a veder Maria.